Immigrazione e Covid. Ancora poliziotti feriti, ma il nostro sangue non fa notizie. Walter Mazzetti. Se scavalcano noi, sarà il Far West. Così non va. Lockdown e ordine pubblico. Si rischia tanto senza nemmeno l'indennità. Si manda l'info. Non ci sarei mai potuto riuscire a mantenerlo. Benvenuti e bentornati a FSP News. Le immagini che vi abbiamo mostrato le avete forse già viste, ma probabilmente solo se siete degli addetti ai lavori, perché un poliziotto ferito ormai non fa più notizia, non esce più nemmeno dalle cronache. Le rivolte nei centri per immigrati, che a vario titolo fuggono da quarantene o fuggono da zone rosse, fuggono comunque travolgendo le divise che hanno davanti, e la noncuranza con cui Roma continua a far finta di non vedere ciò che accade è disarmante per noi che siamo lì in prima linea a dover fronteggiare sassaiole, inseguimenti e soprattutto incendi di centri per immigrati che continuano a essere un costo per la collettività e non offrire alcun tipo di protezione né ai cittadini né tantomeno a noi che veniamo chiamati a vigilarli. E non è una questione di numeri, è una questione di norme e soprattutto una questione di rispetto per chi rappresenta lo Stato, è una questione anche di protocolli operativi che mancano per queste situazioni e per tutte le altre, come vedremo più avanti, dove le forze dell'ordine si trovano a essere ormai al centro e il bersaglio delle frange più scalmanate di questa società. Il branco continua ad avere la meglio. Dinanzi a immagini come queste non servono solo condanne severe per chi aggredisce le forze di polizia, serve la consapevolezza che se veniamo superati e scavalcati noi che rappresentiamo lo Stato, i primi a farne le spese saranno e sono purtroppo i cittadini, perché dinanzi a queste scene ovviamente non può che esserci il ribrezzo di chiunque abbia a cuore non solo la salute pubblica ma anche la tenuta del nostro Stato come organismo democratico, perché le forze di polizia che applicano e sono chiamate a far applicare le norme non solo del Covid ma ovviamente che regolano la civile convivenza continuano a essere scavalcate da chi di questa civile convivenza evidentemente non sa proprio cosa farsene. Con la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 sono molte le novità, prima fra tutte il rinnovo con una circolare emanata proprio nei giorni scorsi di alcuni degli istituti che erano stati fatti cessare quest'estate per quanto riguarda l'assenza del servizio proprie o dei familiari relative alle infezioni Covid, la possibilità dello smart working anche per gli operatori della Polizia di Stato. Speriamo che vada meglio di quanto è successo a marzo, in cui i tempi di attesa per le credenziali erano realmente biblici e soprattutto alcuni dirigenti facevano di tutto per evitare che lo smart working diventasse una realtà anche per gli operatori della Polizia di Stato. Ma superate queste difficoltà sulle quali FSP è intervenuta puntualmente, caso per caso, anche durante la scorsa primavera, altre riunioni che si svolgeranno solamente in videoconferenza sono quelle relative alla commissione premi e ricompense, che era già prevista per il 22 ottobre, e a seguire soprattutto le riunioni negoziali per il rinnovo del contratto di lavoro,
per il triennio 2019-2021. Dopo la videoconferenza tra il capo della polizia e i rappresentanti sindacali del venerdì scorso, infatti martedì 27 si terranno le riunioni con alla presenza dei ministri o dei loro rappresentanti. Ci attendiamo ovviamente molto, soprattutto una chiusura rapida di questo contratto, ma con risorse che sono ben lontane dalle tabelle che abbiamo potuto vedere, da quelle che ci aspettiamo da chi parla di sicurezza e chiede alla sicurezza di tenere insieme la democrazia di questo paese, soprattutto in tempi di emergenza, in tempi di Covid. Evidentemente per il governo non basta avere le forze di polizia meno tutelate, peggio pagate, con l'età media più alta d'Europa. L'ulteriore mortificazione che si sta verificando in questi giorni, proprio mentre le esigenze di ordine pubblico continuano ad aumentare in tutte le regioni, è la negazione del pagamento della medesima indennità, che viene invece corrisposta all'esercito, che ha una funzione di supporto alle forze di polizia con l'operazione Strade Sicure. Loro hanno un'indennità chiamata omnicomprensiva, che si equivarrebbe all'indennità di ordine pubblico, ma ai poliziotti l'indennità di ordine pubblico viene negata. Però gli viene richiesto di gestire l'emergenza del Covid e della pandemia, mettendo a repentaglio non solo la propria salute, ma abbiamo visto, fronteggiando anche episodi sempre più evidenti di intolleranza nei confronti di chi le leggi è chiamato a farle rispettare. Viene veramente voglia di chiedersi a quale gioco stiamo giocando. L'FSP Polizia nella prima lettera aveva chiesto al ministro di sensibilizzare il governo su questo punto, mentre la scorsa settimana ha insistito col capo della polizia per evitare disparità di trattamento che sono realmente inique sotto tutti i profili. La situazione dell'ordine pubblico è certamente preoccupante, continua a ripeterlo anche il capo della polizia, ma chi viene chiamato ad assicurarla, cioè i reparti mobili della Polizia di Stato, stanno continuando a perdere organici e unità, mentre i servizi si moltiplicano, dalle manifestazioni alle partite di calcio e ovviamente a tutti i servizi connessi all'emergenza Covid, ricadono molto spesso proprio sulle spalle degli uomini e delle donne dei reparti mobili della Polizia di Stato. E per questo Walter Mazzetti ha scritto una lettera proprio all'ufficio rapporti sindacali affinché ne vengano potenziati gli organici, che si stanno progressivamente depauperando per mille ragioni. Un esempio tra tutti, proprio il reparto mobile di Palermo, tra i primi ad essere più esposti sull'emergenza migranti, continua a perdere unità, ne ha perse 14-15 per motivazioni che sono le più svariate. Dopo un percorso che si potrà da alcuni mesi, è arrivato al capolinea la figura del negoziatore della Polizia di Stato. È stata istituita con un decreto della scorsa settimana. Si divide in un primo e un secondo livello. Il corso di formazione dura 3 settimane e il secondo livello è d'appannaggio dei NOX e delle direzioni centrali competenti. Ma a supporto del negoziatore c'è una squadra di valutazione provinciale composta da diversi uffici della Questura e la squadra di intervento per gli eventi critici, il SIC, che sarà incardinato all'interno
dei reparti prevenzione crimine dove sono già esistenti le UOPI. Quindi un complesso sistema di negoziazione che prevede, nel caso di eventi critici, l'attivazione da parte del questore dei vari livelli di intervento, tenendo un canale di comunicazione particolarmente immediato ed efficace proprio con il NOCS e le direzioni centrali. Il testo completo della circolare e dei decreti istitutivi sono disponibili sul nostro sito internet. Prima di chiudere anche questa puntata del vostro FSP TG News, io ringrazio l'ufficio media e comunicazione che ha curato e continua a curare anche tutta la parte mediale e il sito internet www.fsp-polizia.it, aggiornato costantemente con tutti i contenuti che riguardano il mondo della sicurezza e il mondo sindacale della Polizia di Stato. Io vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova edizione del vostro FSP TG News. Arrivederci.